lo remunera il settore pubblico venta tutti i costi relativi agli investimenti che sostanzialmente si concentrano, per quanto riguarda questo Paese, nell'ammodernamento delle infrastrutture, che è la cifra che sottolineavo nel precedente intervento, di 120 miliardi di euro previsti per i prossimi anni. Laddove invece, nel momento in cui si coinvolgesse il privato attraverso, ripeto, un rigoroso e rigido controllo pubblico, gli investimenti sarebbero del privato e sarebbe anche verificata e misurata la realizzazione di questi interventi. Noi ci troviamo oggi, ancora una volta, di fronte, ma è una, diciamo, di questo ringrazio i promotori del referendum, perché hanno messo in condizione questo Paese di confrontarsi su una questione che dal nostro punto di vista è dirimente, e cioè dire che cosa deve fare il pubblico. Questa è la questione, per cui gli amici che sostengono il sì, come dire, hanno avuto certamente il merito di aprire un confronto rispetto al quale io mi pongo da riformista convinto, come d'altronde Bassanini piuttosto che Ghino, piuttosto che Chiamparino, quindi non in una logica liberista estremizzata, ma in una logica riformista che fa l'interesse dell'ammodernamento delle infrastrutture fondamentali del Paese. Ripeto, nel momento in cui noi dovessimo rinunciare alla possibilità, perché questo i sostenitori del sì, chiariamocelo, diciamo, hanno come obiettivo la eliminazione della possibilità che il privato entri nella gestione del servizio idrico, laddove i sostenitori del no ritengono non di escludere il settore pubblico, ma di mettere in condizione appunto il potere pubblico di decidere, di valutare sulla base di una comparazione concorrenziale qual è il servizio più efficiente anche dal punto di vista dei costi e delle tariffe. Nel momento in cui si esclude totalmente il privato, mi si deve spiegare, e gli amici del sostenitore del sì me lo devono spiegare, i 120 miliardi di euro dove li recuperano se non nella fiscalità, se non attraverso quindi uno sbilanciamento sostanzialmente del piano finanziario. La devo interrompere perché ha esaurito il suo tempo. Rossi, oggi in Toscana è stata lanciata l'idea di azionerato popolare. Potrebbe essere una idea percorribile questa nella gestione dei servizi? Ma sicuramente ci sono mille modi per poter reperire le risorse per i finanziamenti degli investimenti. Non è vero che il privato regala soldi, e tutti lo sanno, qualora investisse queste risorse lo farebbe per poterli recuperare dalla tariffa. Già questo viene in mente che potrebbe farlo il pubblico e non vedo perché il privato. Ma detto questo, è ora di sfatare anche questa favola che non ci sono i soldi. Si spendono 7 miliardi di euro per il ponte sullo stretto di Messina, e penso che l'acqua abbia più importanza, per non parlare di grandi investimenti che si fanno o del fatto che si spendono soldi, e i cittadini lo devono sapere. Ogni anno, per esempio, si paga 700 milioni di euro per pagare i cacciabombardieri per 20 anni che questo Paese sta realizzando, ma mettere una tassa di 10 centesimi sulle bottiglie di plastica farebbe entrare circa 500 milioni di euro l'anno. Non si trovano 2 miliardi di euro l'anno per fare per 20 anni investimenti, perché poi questa somma di 120 miliardi adesso la tiriamo a seconda delle esigenze, quando invece sappiamo che dal Blue Book, questa ricerca che si fa ogni anno, emergono 64 miliardi. In questo Paese deve essere la fiscalità generale, è come per la sanità, come per l'istruzione, non devono essere i cittadini a pagare in base ai loro diritti, perché l'acqua è un diritto come la salute e come l'istruzione. Deve essere la collettività, perché l'acqua, come l'istruzione e la salute, deve essere garantita a prescindere dalle possibilità delle persone. E quindi non c'è assolutamente una ragione per cui il privato debba mettere le mani su questo. E quindi riteniamo che i beni comuni, e questo è un po' il senso di quello che diciamo, come l'acqua, l'istruzione, è ora di finirla con la logica che devono essere gestiti secondo il massimo profitto, perché il mercato non sente briglie, l'abbiamo visto, lo stiamo vedendo, la macelleria sociale che si è creata in questo Paese. È ora di dire basta a questa logica e di far sì che insieme all'acqua ci si possa riprendere un po' del nostro futuro, e allo stesso tempo far sì che i cittadini possano partecipare e allo stesso tempo essere responsabili di lasciare a coloro che verranno dopo di noi delle risorse e dei beni che siano finalizzati al bene comune. La devo interrompere perché il suo tempo è finito. Ecco, che cosa dice su questo? Guardi, noi con i circoli dell'ambiente siamo capofila di un nuovo ambientalismo. Abbiamo sentito il primo, l'ennesimo no. No al ponte sullo stretto. Noi diciamo sì alle grandi infrastrutture, sì alle grandi opere, sì agli investimenti. È ovvio che il privato cercherà un profitto nella gestione delle risorse idriche. È altrettanto ovvio che solo il privato può immettere nel settore idrico, al fine di renderlo efficiente, solo il privato può immettere quei capitali e quella efficienza che gli sono propri.
Lo Stato in questo momento non ha i 60 miliardi, 65, 100, non sappiamo quanti sono, sicuramente sono tantissimi. Non ha uno Stato italiano che ha una finanziaria media di ogni anno di 12-13 miliardi, di certo non ha 60 miliardi da immettere immediatamente nel settore. Se non li ha, cosa propongono i comitati del settore? Lo hanno detto, la fiscalità generale. Cosa significa? Che metteranno le mani nelle tasche degli italiani aumentando ad esempio l'IRPEF. Come sapremo se quei soldi presi dall'IRPEF verranno effettivamente investiti nel settore idrico? Non lo sapremo mai. Diverso invece è il caso nel quale questo settore sia regolamentato attraverso la tariffa. I soldi che entreranno dalla tariffa dovranno necessariamente essere reinvestiti in quel settore. È per questo che noi diciamo sì all'entrata dei privati. È ovvio che con tutte le cautele diciamo questo sì, e chiedevamo, abbiamo chiesto che fosse istituita un'agenzia, un'authority, è stato effettivamente fatto, abbiamo chiesto con forza che questa agenzia abbia ancora più poteri di quelli previsti attualmente, abbiamo chiesto che in questa agenzia vengano introdotti soggetti che hanno davvero un interesse a tutelare questo settore, hanno una completa autonomia, abbiamo chiesto che questa legge venga migliorata, ma non che venga abrogato il mercato e venga abrogato lo Stato liberale. Matteo Rossi, Fimiani parlava dell'istituzione di questa agenzia, ecco, lei che giudizio dà di questo? Guardi, questa storia delle agenzie si collega all'idea precedentemente detta dello Stato regolatore che fa l'arbitro del gioco in cui giocano soltanto i privati. Purtroppo noi, chiunque abbia un po' di esperienza di come le cose vanno in questo paese, sa benissimo come vanno le gare sono sempre, quasi sempre taroccate, è molto molto facile che i partecipanti si mettano d'accordo prima, così è avvenuto nell'acqua, c'è già stata una spartizione del territorio attualmente, dei territori in cui già si può privatizzare. L'authority è soggetta alla cattura dei regolamentati. Le autorità, e questi sono studi che ci sono ormai negli Stati Uniti, in Francia, dappertutto, si sa bene che le autorità pubbliche in questo momento, nei quali i soggetti multinazionali sono più forti degli stati, finiscono per finire sotto controllo dei soggetti regolamentati. Questa è una cosa, a nostro modo di vedere, estremamente pericolosa. Bisognerebbe incominciare, una volta tanto, a pensare al lungo periodo, non smetterla di pensare soltanto al qui e adesso. La verità è che 20 anni di politiche liberalizzatrici hanno ridotto il settore pubblico in uno stato pietoso, il settore pubblico non è più in grado di fare le cose e deve semplicemente consegnare al privato che le cose le faccia. Il privato però in questo modo prende sovranità e questa sovranità non la restituisce al pubblico. Io ho ancora 10 secondi che mi ha tolto prima. Vorrei finire il mio ragionamento se è possibile. Io dico soltanto una cosa, questo è un voto molto più importante che va oltre perfino la cosa importante che è l'acqua ed è un voto sulla direzione nel quale vuole andare il nostro sviluppo, è un voto che riguarda che tipo di modello di crescita vogliamo. Ma devo interrompere, adesso la devo interrompere. Fimiani, secondo lei i privati garantirebbero investimenti anche in aree meno rilevanti dal punto di vista economico? Guardi, sforiamo poi nel secondo quesito e invito gli italiani a leggere il testo del secondo quesito sul sito www.iomiastengo.it. Se vuole io le rispondo, cioè le dico che tranquillamente sappiamo che i privati dovranno investire perché la tariffa è fissata anche in base a quelle che sono le opere messe in atto, al servizio offerto. È per questo che noi abbiamo fiducia. Abbiamo fiducia che i privati dovranno necessariamente, sono obbligati dalla legge a farlo, non lo diciamo noi, non ci appelliamo alla moralità del privato che entra per fare il bene comune. Noi sappiamo che i privati entreranno per immettere i capitali cercando un profitto, lo sappiamo e ne siamo assolutamente sicuri, però sappiamo anche che il pubblico, se le authority non funzionano, di certo non funziona il settore pubblico, lo ha dimostrato sia direttamente che indirettamente. Gli enti di diritto privato, le SPA che gestiscono le risorse idriche in molte zone d'Italia sono quasi interamente in mano al pubblico. Il pubblico dunque ha dimostrato, che si chiami Stato o che si chiami Stato SPA, ha dimostrato di non essere in grado di garantire una buona qualità del servizio. E per questo mi perdoni, io voglio fare un appello di nuovo agli elettori. Devono informarsi su quelle che sono le verità, devono assolutamente capire per cosa stanno votando, se stanno davvero votando per un'efficienza, per rendere l'acqua pubblica, se ritengono che questo sia il motivo vadano anche a votare sì.
ma poiché questo non è assolutamente vero, loro stanno votando per l'abolizione dello Stato liberale, l'abolizione del libero mercato, l'abolizione di uno Stato di diritto. Noi siamo assolutamente per l'astensione. Basta così, la deve interrompere, però abbiamo ancora tempo per altre domande. Mattei, i Novi accusano di avere una posizione strettamente ideologica, fortemente ideologica. Come rispondete? Ma guardi, noi non abbiamo una posizione ideologica, noi ci siamo basati su anni di lavoro e di raccolta di dati, abbiamo visto come le privatizzazioni hanno funzionato in pratica non solo in Italia ma anche a livello internazionale e abbiamo ritenuto che fosse il momento in certi settori di invertire la rotta. Questo è stato fatto attraverso studi seri, non c'è nulla di ideologico, c'è semplicemente una consapevolezza che dobbiamo sceglierci il nostro futuro. Una sola cosa voglio ancora dire, è essenziale andare a votare perché chi non va a votare dorme in democrazia e chi dorme in democrazia si sveglia in dittatura. Passalacqua, questa è l'accusa che muovete, cioè voi dite non si entra mai nel merito delle questioni, sono solo slogan quelli che dicono sì. No, io credo che le questioni poste dai referendum in qualche modo comportano quasi necessariamente anche uno scontro ideologico che poi è superato dai fatti, laddove si consideri che per il sì si sono espressi pacificamente sia Francesco Storace che Nichi Vendola, passando per abbondanti dirigenti della Lega, laddove per il no ovviamente si trovano riformisti organicamente collocati dentro il Partito Democratico e si trovano ovviamente soggetti che, della società civile. Ma la questione che in qualche modo volevo poi evidenziare, proprio per uscire dall'ideologia, se è vero che non sempre le gare sono trasparenti e che possono verificarsi situazioni di cartello o quant'altro, io metto all'attenzione di chi ci ascolta le centinaia di situazioni in cui è proprio il settore pubblico a creare clientele, sprechi, devastazioni di denaro pubblico. Gli esempi dell'ATAC di Parentopoli a Roma sono sotto gli occhi di tutti. Bene, l'ATAC è il servizio pubblico che i sostenitori del sì vorrebbero consolidare. Rossi, che cosa dice su questo? Cioè il pubblico spesso ha causato dei danni, come risponde a questa accusa, a questa obiezione? Guardi, innanzitutto invito i cittadini a aprire gli occhi e vedere quello che sta succedendo nel paese, in una situazione in cui il mercato ha fatto fallimento, abbiamo lasciato le briglie libere a un'economia di mercato e dove ci porta la concorrenza? Ci sta portando a una precarietà assoluta della nostra vita, quello che si produce, come si produce, non è legato al bene comune, lo decide il privato sulla base del massimo guadagno. Il fatto che l'acqua poi possa essere gestita secondo questo criterio può darci una bella sveglia per capire che a quel punto rimane l'aria, la vita delle persone. Assistiamo agli ospedali privati che fanno le operazioni quando non servono. Lo vogliamo capire che il privato non ha regole e in una situazione di crisi cerca veramente di conseguire comunque il massimo profitto? Io sono stato sindaco della mia città per 10 anni e le assicuro che le comunità locali sanno bene quanto è importante che l'acquedotto sia gestito da chi è vicino a loro. E allora ideologia è quella di chi oggi, al contrario di quello che si diceva, vuole imporre per legge il privato ovunque. Invece, abrogando quella norma, fermo restando che io sono contrario, come in Olanda avviene, come avviene anche negli Stati Uniti, che il privato gestisce l'acqua, al contrario, abrogando quella norma e votando sì, i comuni possono scegliere se fare le gare o se non farle. Questa è la cosa che va detta, è una falsità quella che dicono. Ecco, ha parlato di Europa, l'esempio in Francia si sta facendo retromarcia sulla storia della privatizzazione. Se vogliamo prendere esempio dalla Francia, prendiamo esempio sul nucleare, non sull'acqua. A Parigi, quindi io dico, come si fa a dire che il privato non ha regole? Se gliele diamo le regole, il privato è costretto assolutamente a rispettarle. I capitolati di appalto serviranno proprio a questo. I capitolati di appalto serviranno a questo. Se il privato non rispetterà il capitolato di appalto, il contratto si dovrà necessariamente sciogliere. Quindi il problema da questo punto di vista è puramente ideologico, ripeto, il primo quesito referendario non appartiene ad un popolo moderato, non appartiene ad un centrodestra liberale né ad una sinistra riformista. Bene, il tempo a nostra disposizione per oggi è terminato, io ringrazio i nostri ospiti, vi ricordo domani l'appuntamento con la nuova tribuna referendum e si parlerà del quesito numero 2, grazie ancora per l'attenzione, arrivederci.